Ciao! Finalmente sono tornata a registrare questo video collaborazione con Serenina. Sapete, il video in cui vi parliamo dei nostri preferiti e bocciati del periodo. E sono qui con la mia tazza di tè leggermente calda, quindi aspetterò prima di berla. E ovviamente mando un bacio grosso a Serena. Sono strafelice di riprendere a fare questa collaborazione. Direi storica, nel frattempo mi metto stracomoda e ho davvero tanti prodotti di cui parlarvi perché negli ultimi mesi ne ho testati davvero tanti e ho sia dei prodotti preferiti, qualche nì e qualche bocciato. Quindi iniziamo subito. Bene, 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 da dove iniziamo? Allora, inizio con un prodotto che sto sostituendo ai cerottini di Essence. Sono sempre dei cerottini, ma sono dei cerottini coreani. Mi ha colpito il fatto che si chiamassero Yeyu Volcanic Lava, con appunto la lava di vulcano. Ora, sono dei cerottini, vi faccio vedere. Aspettate un attimino, neri. Infatti, ovviamente, la lava di vulcano fa pensare appunto a un prodotto scuro, nero. E sono dei cerottini identici a quelli di Essence. Si tengono 10-15 minuti e sono fantastici. Io li ho adorati, li ricomprerò, anche se ho appena ricomprato quelli Essence di scorta, perché comunque sapete che fare un ordine di prodotti coreani vuol dire sempre aspettare un mesetto. E siccome ieri mi trovavo all'OVS, ovviamente ho approfittato. All'interno troviamo 7 confezioni, quindi 7 cerottini. E se vi capita di fare un ordine online, acquistateli, sono del marchio The Face Shop, che se ricordo bene è tra l'altro un marchio che ha un buon inci. Quindi vi faccio vedere voi i cerottini da vicino, ma proseguiamo. Un altro prodotto che mi ha salvato la vita e che sto continuando a usare è stata quest'acqua Glow Mist di 3W Clinic, anche qui marchio coreano, l'ho adorata. È un'acqua fantastica per chi ha la pelle secca o per chi si vuole rinfrescare il viso. Quest'estate l'ho usata tantissimo. Quando mi sono trasferita qui a Modena l'avevo praticamente abbandonata perché avevo obiettivamente tutti i prodotti della skincare, di make-up. Chiusi e non ho proprio avuto modo di aprirli. Adesso ho ripreso a usarla e io veramente senza questo prodotto non saprei come fare, quindi conto tra un mesetto di riacquistarlo perché davvero la uso tantissimo. Questa bottiglietta fortunatamente è da 150 ml, l'ho pagata pochissimo, ma comunque la ricomprerei veramente di mese in mese, qualora mi finisse di mese in mese. Andiamo avanti. Un prodotto anche qui che mi ha aiutato tantissimo in questo diciamo periodo di cambiamento di pelle, perché da quando sono arrivata a Modena la pelle si è particolarmente seccata ancora di più. Sapete che comunque io già soffro di pelle secca. È un prodotto di Omia Laboratories, è un olio viso biologico. Questo fa parte della linea Azione Antietà, è infatti un olio illuminante con estratto di mandorla e malva. È un olio fantastico, leggero, si assorbe all'istante, lo si può usare da solo. Io lo uso dopo essermi lavata il viso, con il viso ancora un po' umido, lo applico sia la mattina che la sera, prima di truccarmi, miscelato in fondotinta e davvero ne basta una goccina. Lo adoro anche perché ha il contagocce, quindi è facile da gestire. Poi, per quanto riguarda il make-up, mamma mia ragazze, ho davvero tante cose di cui parlarvi. Anzi, facciamo così.
vi parlo di un bocciato che ovviamente in realtà un discorso che faccio per tutti i bocciati è sempre una questione molto soggettiva perché dipende dalla nostra tipologia di pelle. È un prodotto di Lush che ho da poco, ma che ho dovuto bocciare fin dal primo utilizzo, dopo il primo utilizzo. Si chiama Let the Good Times Roll, Mai Senza, ecco in italiano. Il Mai Senza è un detergente per viso e corpo. Ovviamente l'ho acquistato per il viso perché ho chiesto espressamente un detergente per il viso. Il nome dice tutto, è ricchissimo di mais, però probabilmente io sono allergica, non so che cosa contenga perché ogni volta, diciamo che fin dal primo utilizzo, a parte che fa male, è ricco di granelli, ma mi fa proprio male, io ho una pelle molto delicata. Se avessi saputo che conteneva questi granelli, probabilmente non l'avrei preso, perché mi fa un male, mi arrossa davvero tanto il viso, e, soprattutto se si hanno dei piccoli brufoletti che magari stanno uscendo, io adesso sono nella fase preciclo, fa male. Sicuramente fa una leggera sfoliazione, ma il problema è che quando mi asciugo e mi guardo allo specchio noto che sempre in questa zona mi esce un puntino bianco come se mi avesse punto una zanzara. Puntualmente sono già 4 detersioni che faccio con questo prodotto e 4 volte che mi esce in questa zona qui una puntura bianca. Io comunque continuerò ad utilizzarlo magari per il corpo, dato che qui c'è scritto detergente per viso e corpo. Cercherò di capire se esiste da Lush un detergente per il viso che non contenga dei granelli fastidiosi sulla pelle. Un promosso che ho usato, un prodotto preferito che ho usato tantissimo durante l'estate è stata questa cipria di Liquid Flora, una cipria minerale compatta. Io ho la 01, è una cipria che in realtà poi ho usato a settembre, anche ottobre, sempre, è cialda, questa me l'aveva mandata Liquid Flora, io l'ho un po' rovinata ultimamente perché l'ho bagnata con la Beauty Blender e non si deve fare con le ciprie compatte. Mi piace perché leviga benissimo la grana della pelle, non va bene per la zona perioculare però, quindi va bene su tutto il viso, ai lati del naso benissimo, però per la zona del contorno occhi non va bene e l'ho adorata, quindi promossissima. Un'altra cipria che diciamo ha sostituito la Liquid Flora, perché si sa noi dobbiamo provare i prodotti e in realtà cerca una cipria in polvere libera da usare anche nella zona del contorno occhi e io ho scelto un prodotto che in realtà non nasce come cipria ma può essere utilizzato come cipria, è il primer loose powder di Puro Bio. È a tutti gli effetti un primer in polvere ma può essere usato anche come cipria fissante e io lo utilizzo in questa maniera qui. Mi trovo benissimo, costa pochissimo perché mi sembra di averla pagata sui 6 euro, ci sono 5 grammi di prodotto, sapete, Puro Bio, prodotti vegani, biologici, io mi trovo divinamente con questa cipria, e l'ho fatta provare a un po' di persone, anche loro si sono trovate divinamente, quindi iper promossa. Ok, andiamo avanti con un altro prodotto che è da considerarsi bocciato anche qui per me. Perché mi aspettavo di meglio, ma è un prodotto che comunque consiglio alle altre persone. Si parla di Occhioni, il mascara di Neve Makeup, è un mascara che promette volume, lo scovolino è piuttosto piccolo, ma la cosa che non mi è piaciuta di questo mascara è che ha una composizione troppo secca per i miei gusti, ha un effetto naturale, ma qui c'è scritto Natural Volume Mascara, quindi comunque non è un effetto ciglia finte che è quello che promette. E, ci sono 10,5 ml di prodotto e secondo me mi è durato pochissimo perché già dopo un po' di applicazioni sembrava veramente che non ce ne fosse di prodotto. E,
entusiasmato più di tanto, quantomeno sulle mie ciglia, perché l'ho consigliata comunque, l'ho consigliato ad una mia amica e lei si trova divinamente. Anche qui sappiamo, i mascara soprattutto sono tra i prodotti più soggettivi del make up, quindi io sicuramente non lo ricomprerei, ma non è un prodotto pessimo, su questo, questo voglio specificarlo. Andiamo avanti, un altro prodotto che invece mi è piaciuto tanto è un altro prodotto coreano, un prodotto di un marchio diciamo da considerarsi naturale, ecco, perché loro si definiscono un marchio piuttosto naturale, e il marchio è Swiss Pure, è appunto un marchio coreano. Questo è un Clear Cleansing Balm, quindi tipo il cleansing balm di Clinique, il Take the Day Off, ha la sua spatolina, fantastico perché appunto ha una composizione solida e a tutti gli effetti un burro, ha un odore fresco, se ricordo bene ho fatto le recensioni sul blog, comunque ricordo di avervi scritto una mini recensione di questo prodotto, quindi andateci a dare un'occhiata perché ho scritto qualcosa in più sul marchio. E che dirvi, ci sono scade, ci sono 80 grammi di prodotto, ne basta pochissimo, strucca all'istante viso e occhi, non fa appannare particolarmente gli occhi, anche se bisogna comunque fare attenzione con questa tipologia di prodotto, e io lo uso soprattutto quando ho il mascara, mi sento gli occhi molto 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 pesanti, ricchi di make up. Questo lo adoro tantissimo, lo lavoro con la pelle bagnata, vado a strofinarlo su tutto il viso e poi con una, magari un panno vado a eliminare il tutto, anche con un dischetto, mi trovo divinamente. Un altro prodotto che ho usato tantissimo, continuo a usare e ce l'ho da tantissimo, è l'eyeliner puro di Deborah, fantastico devo dire. Io ho la colorazione nero 01 nero black, non so se esiste in altre varianti, che io ricordi no. Mi piace tantissimo la punta, molto lunga, molto sottile, riesco a fare un eyeliner, mi sono impratichita tantissimo con l'eyeliner e non mi brucia, ha una buona resistenza, sicuramente non è waterproof, ecco, ma su questo lo sapevo. ma pur non essendo waterproof mi dura tantissimo, quindi per me è strapromosso, non si è ancora seccata. Veramente scrivo all'istante, quindi provatela. Un altro prodotto che amo alla follia è del marchio Mina, quindi anche qui attualmente potete acquistare Mina solo da noi a Modena o a Milano in corso Buenos Aires, o da qualche giorno anche su ASOS, però ASOS non ha ancora inserito tutti i prodotti, quindi io vi consiglio di controllare giorno per giorno, ma comunque sicuramente vi avviserò. Purtroppo non ci sono i miei prodotti preferiti, che sono queste matite occhi. Ho alcune tonalità, sono delle, si chiamano eyeliner pencil, sono delle matite fantastiche. Vi dico solo che c'è l'arancione, sì, la matita occhi arancione, e la matita bordeaux, ma bordeaux per occhi. Io in più ho il petrolio, un bronzo stratosferico, questa è la mia preferita in assoluto, il verde, l'ho usata per un video Get Ready With Me, ma di cui mi sono appena accorta che ho cancellato l'intro, e vai, bene! Sono delle matite che hanno una scrivenza pazzesca, sono solo da contorno occhio, quindi non possono essere usate nell'area interna, ma io le amo perché hanno una cremosità che poi si fissa, e non sono waterproof, ma comunque si fissano molto bene, e io le uso anche come base per gli ombretti, quindi strapromosse, costano una fesseria, costano 4,95€, le voglio tutte piano piano, ad eccezione della nera. Poi, un prodotto che non ho qui con me, ma che devo promuovere, ho il fratello in versione matita, sono i prodotti per sopracciglia di Nabla.
Questa è la Brow Divine. Io ho la Mercury e Neptune, che sono le mie due matite preferite per sopracciglia. Hanno una mina sottilissima, dietro c'è lo sfumino, lo scovolino fantastico, stretto, sottile, lo adoro. Ma adoro ancora di più i Brow Pot. Io li ho tutti e quattro. Comprai proprio il set perché conveniva di più. E adoro Mars e Neptune, che appunto uso in combinato. Ma davvero sono fantastiche, quindi provatele, provate sia i Brow Pot che le Brow Divine. Allora, altro prodotto preferito è questa saponetta dei provenzali, miele e propoli. Ho conservato la bustina proprio per ricordarmi il gusto, la fragranza. Questo nello specifico va bene per le pelli secche e delicate, la mia. In realtà io l'ho acquistata per lavare i pennelli e mi trovo divinamente. I pennelli è fantastica perché sgrassa l'istante, li va a idratare nello stesso tempo, quindi strapromossa come saponetta per lavare i pennelli. Bocciato del periodo, ma in realtà è un prodotto che non comprerei perché non mi ha cambiato la vita, la Egg White Pore Mask di Skin Food. Anche qui marchio coreano, strafamoso, la maschera all'albume d'uovo per i pori dilatati. Non cambia nulla, cioè se c'hai i pori dilatati la restano, non si rimpiccioliscono, la utilizzo perché comunque va a purificare la pelle, ma non cambia la situazione dei pori, quindi continuerò ad usarla anche perché mi piace, è fresca, proprio mi piace applicarla, però sinceramente non fa nulla contro i pori. Promosso, anzi promossa, sì, la Blender di Real Techniques. Anche qui l'ho acquistata su Amazon a un prezzo ottimo, non me lo ricordo, ve lo lascio nell'info box. È lercia, veramente pessima. È lercia, ma è tagliata molto bene, quindi si può raggiungere facilmente ogni angolo del viso. E io mi trovo divinamente, quindi cioè, ho sostituito le mini beauty blender con queste, e soprattutto per via del prezzo, ecco, però promuovo anche le mini beauty blender, quelle gialle. Un altro prodotto che ho amato, e anche qui è un prodotto di Mina, ne ho tantissime tonalità, cioè, le ho praticamente tutte, ma questo è il mio colore preferito. Sto parlando di un eyeliner liquido, questo è rosso, è un rosso amaranto, è il 505. Io questi eyeliner li adoro alla follia, sono metallizzati, mi ricordano tantissimo gli eyeliner di Zoeva, sono meglio. Secondo me sono più pigmentati, il pennellino è migliore perché è una spugnettina semirigida, ne preleva la giusta quantità di prodotto anche se io lo scarico sempre e io faccio delle righe di eyeliner pazzesche con questo qui. Mi sento di dire che sono migliorata tantissimo nell'applicazione dell'eyeliner con questo prodotto e l'eyeliner di Deborah in penna. Veramente questi, se vi capita di provarli, questi li trovate su ASOS, quindi provateli. Costano 7,95 mi sembra, ho un dubbio adesso, ma sono fantastici. Poi un prodotto che anche qui mi bocciato, non so, reagisce ogni volta in maniera diversa, è il bifasico, struccante bifasico di Puro Bio. Quando l'ho acquistato la prima volta mi era piaciuto, ma con l'andare del tempo mi sono resa conto che a fine giornata, quando sono molto stanca o ho degli occhi particolarmente stressati, questo bifasico reagisce male sugli occhi perché
mi brucia un pochino. È uno struccante bifasico, ci sono dentro, oh mamma mia, ho fatto troppe bolle, non vedo. Ci sono dentro, mamma mia, 200 ml, costa un po', ecco, costa un po', non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma costa troppo per i miei gusti. E non lo ricomprerei. Adesso lo sto usando. Ah, per il viso è fantastico perché può essere usato anche sul viso. Quindi devo dire che io l'ho acquistato sia per il viso che sugli occhi. Ma sugli occhi non sempre mi reagisce bene. Alle volte non mi pizzica, ma è più, sono più le volte che pizzica che non che non mi pizzica. Ok, spero di essermi fatta capire. E adesso quindi lo sto utilizzando per le labbra e per il viso perché. Comunque mi piace l'olio sul viso, avendo la pelle secca, che ci devo fare? Bene, questo è tutto per questo mese. Spero di avervi dato qualche dritta. Io vi rimando al video di Serena, a cui mando un bacio gigante, in realtà lo mando a tutte voi. Fatemi sapere se si vede bene anche, perché ho montato l'ombrello e come vedete oggi. Ho voluto fare un video sul divano perché sono stanchissima e non so nemmeno se adesso metterò a posto. Penso che andrò a struccarmi e filerò a letto. Ma io comunque sono contenta di essere tornato con uno dei miei video preferiti. Secondo me questo è il video più utile nei canali di make-up che io guardo sempre. Vi rimando ovviamente ancora al video di Serena. Io vi mando un bacio gigante, ci vediamo alla prossima. Ciao!